esiste una linea sacra detta di San Michele, che partendo dall'Irlanda tocca 7 santuari, tagliando l'Europa per oltre 2000 chilometri, fino ad Israele. La linea sacra di San Michele è, secondo la leggenda, il colpo di spada che il santo ha inflitto al diavolo per rimandarlo all'inferno. In ogni caso, è sorprendente come i 3 siti più importanti, Mont Saint-Michel in Francia, la sacra di San Michele in Val di Susa e il santuario di Monte Sant'Angelo nel Gargano, siano tutti alla stessa distanza. Inoltre, la linea sacra è in perfetto allineamento con il tramonto del sole nel giorno del solstizio d'estate. Noi visiteremo la sacra di San Michele. La Sacra di San Michele, o più propriamente Abbazia di San Michele della Chiusa, è un complesso architettonico arroccato sulla vetta del monte Pirchiriano, all'imbocco della Valle di Susa. Collocata su un imponente basamento di 26 metri a 960 metri di altezza, affacciandosi dalle cime del monte sul confine tra le Alpi Cozie e la pianura padana, è il monumento simbolo del Piemonte e una delle più eminenti architetture religiose di questo territorio alpino. Appartenente alla diocesi di Susa, è la prima tappa in territorio italiano della Via Francigena. Infatti, dal XII al XV secolo, visse il periodo del suo massimo splendore storico, divenendo uno dei principali centri della spiritualità benedettina in Italia. Si ipotizza che il culto di San Michele Arcangelo fosse già presente in Val di Susa a partire dal VI secolo circa, periodo in cui fu presumibilmente eretta proprio qui una chiesetta cappella dedicata all'Arcangelo. Già in epoca romana fu qui presente un presidio militare di vedetta presso la via Cozia, verso le Gallie, ma la data di costruzione del complesso vero e proprio viene identificata tra il 983 e il 987. A metà dell'XI secolo la struttura dell'abbazia fu quindi affidata ai Benedettini, che ne seppero sviluppare progressivamente il significato spirituale, dando asilo ai pellegrini e protezione alle popolazioni della zona. In questo periodo fu infatti costruito l'edificio della foresteria, staccato dal monastero e in grado di accogliere i numerosi pellegrini che, percorrendo la via Francigena, passante per il Moncenisio, vi salivano per trovare ristoro fisico e spirituale. We'll be right back.
dico questo. Percorriamo una lunghissima scalinata per raggiungere la sommità del monastero, con gradini di roccia e abbastanza alti. Ciò rende la salita alquanto faticosa. Dopo una piccola sosta, riprendiamo a salire per raggiungere l'ingresso della basilica. L'interno ha forme gotiche nelle tre navate su pilastri, secolo XIII, e romaniche nelle absidi, secolo XII, sparsi per le navate e nel coro vecchio, dipinti e affreschi dei secoli XV e XVI. Papa Gregorio XVI, nell'agosto del 1836, nominò i padri rosminiani amministratori della sacra e delle superstiti rendite abbaziali. Contemporaneamente, il re affidò loro in custodia le salme di 24 reali di Casa Savoia, traslate dal Duomo di Torino, ora tumulate in chiesa entro pesanti sarcofagi di pietra. Dal fianco sinistro della chiesa si accede al belvedere. Dalla navata mediana si scende nella cripta formata da tre sacelli, secoli X, XI, XII.
parte settentrionale del complesso, oggi in rovina, fu costruita nel XII secolo come nuovo monastero, per il quale furono aggiunte tutte le strutture per la vita di molte decine di monaci: celle, biblioteca, cucine, refettorio, officine. Sempre sul lato settentrionale, isolata dal resto del complesso, svetta la torre della Bellalda, oggetto di una suggestiva leggenda. Una fanciulla, probabilmente vissuta nel XIII o XIV secolo, la Bellalda appunto, volendo sfuggire dalla cattura di alcuni soldati di Ventura, si ritrovò sulla sommità della torre. Dopo aver pregato, disperata, preferì saltare nel precipizio sottostante, piuttosto che farsi prendere. Le vennero in soccorso gli angeli e, miracolosamente, atterrò illesa. La leggenda vuole che, per dimostrare ai suoi compaesani quanto era successo, tentasse nuovamente il volo dalla torre, ma che per la vanità del gesto ne rimase invece uccisa. Completiamo così la visita alla sacra, passando da prima da una ghiacciaia dove venivano conservate le derrate alimentari. E incontrando una campana, messa a dimora nel 2017, come simbolo degli importanti restauri conclusosi nel mese di luglio dello stesso anno. Andiamo? Ridiscendiamo tutti i gradini per raggiungere l'uscita. Lo scenario monastico del luogo ha largamente ispirato il romanzo storico di Umberto Eco, Il nome della rosa. All'inizio del romanzo Eco scrive: «Come ci inerpicavamo per il sentiero scosceso che si snodava intorno al monte, vidi l'abbazia. Non mi stupirono di essa le mura che la cingevano da ogni lato, simili ad altre che vidi in tutto il mondo cristiano, ma la mole di quello che poi appresi essere l'edificio. Le sue mura sembravano crescere dalle falde stesse del monte, su cui si innervavano a strapiombo. Dico che in certi punti, dal basso, sembrava che la roccia si prolungasse verso il cielo, senza soluzione di tinte e di materie, e diventasse a un certo punto mastio e torrione, opera di giganti che avessero gran familiarità e con la terra e col cielo».